Aí na máquina da cutire a casa, mas não sai da dovinitiara do zarla, ou de tem sem herói de utilizar a tua máquina doméstica. Ciao ragazze, io sono Kesia e tu sei allo studio Stoffel. Ho imparato a cucire da sola, io so la difficoltà che c'è. Per questo ho creato questo canale per aiutarvi a imparare a cucire nella vostra casa. Prendi la tua macchina e facciamo insieme. Questa è la mia macchina da cucire. È molto semplice. Alcuni hanno solo punti dritti e zigzag. Questa ha alcuni punti decorativi. Mas se a tua máquina tiver solo dritto e zigue-zague, é fantástica. Possiamo iniziare com lei. Alcune macchine sono già più moderne, c'è un display digitale qui, ci sono diversi tipi di punti, puoi controllare la velocità con cui la tua macchina cucirà, ma una semplice può fare tutto quello che ti insegnerò qui nella nostra edizione. Dunque, non preoccuparti. La nostra macchina domestica è dotata di un pedale che serve solo per avviare e riavviare. Non è in grado di controllare la velocità come quella industriale. Viene fornito con il cavetto dell'alimentazione, che si collega al lato, vicino al pulsante di accensione e spegnimento. Il pedale è sempre appoggiato al pavimento. Ma fa attenzione che non sia troppo in avanti per evitare di sforzare la schiena e non troppo indietro per evitare di sforzare il ginocchio che potrebbe causare lesioni. Ma qui avremo un video che parleremo solo della postura durante il cucito. Ora parliamo dei piedini. Quello che useremo di più è questo, che può essere fatto a zigzag, e questo per applicazione di cerniera. Ce ne sono molti altri, come per l'applicazione di anima, la ricciatura. Per posizionare il piede sulla macchina, alzerai questa leva qui al lato, vedi? Posizionerai il piede e la abbasserai. Semplice. Quando vuoi cambiare questo piede, premi questa leva qui dietro, vedi? Premi e uscirà. Per posizionare il piedino per cerniera, basta scegliere il lato su cui si troveranno i denti della cerniera. E falo no stesso modo em cui é stato fatto com l'altro piedino. Su questo lato della macchina abbiamo il volantino che serve per abbassare e alzare l'ago. Vedi? Ma ricorda. Girare sempre il volantino in verso di te. Per quanto riguarda le bobine che scendono qua giù, ce ne sono di plastica e di metallo. Personalmente preferisco quelle in metallo perché queste di plastica tendono a seccarsi e a rompersi nel tempo. Se puoi, compra quelle in metallo. Preste attenzione anche all'altezza della bobina della tua macchina, ci sono bassi e alti. Prestare sempre attenzione prima dell'acquisto per non commettere errori. Ora ti insegnerò come infilare la bobina. Se hai uno di quei piccoli rocchetti di filo, basta posizionarlo su questo supporto che si trova dietro la macchina e non cadrà. Ma se avete questi rotoli più grandi, se li mette qui e cadrà. Allora ti insegno un trucchetto. Prendi una penna, rimuovi la carica e posiziona il tubo nel supporto. Vedi? Quindi metti il rocchetto di filo e non cadrà. Per riempire la bobina, tirare il filo
e posicioná-lo sotto il supporto, come faccio in video. Avvolgerlo attorno alla bobina circa 5 volte basta. Inserirlo nel supporto e girarlo lateralmente. Quando blocchi la bobina, la macchina blocca già il lago. Premi il pedale ed inizierà a riempirlo. Una volta terminato, basterà sbloccarlo e rimuovere la bobina. Per posizionare la bobina nella macchina, si toglie il coperchio protettivo, si tira questo sportellino e rimuoveremo la custodia della bobina. Rimuovere tirando questa leva, inserire la bobina, ma assicurarsi che sia riempita correttamente. Il filo non può essere allentato e deve essere riempito in modo uniforme. Lascia fuori la estremità del filo, mettila nella scatola e fai passare il filo attraverso questa piega. Vedi? Tirare la leva e questa bobina si bloccherà. Inseritelo nella macchina, rispettando l'adattamento, e ricordati che la macchina deve fare un clack. Così. Lasciare il filo allentato all'interno e coprire nuovamente tutto. Per infilare il filo superiore, segui il percorso indicato sulla tua macchina. Prima, su questo piccolo gancio qui vicino alla freccia numero 2 che fa la curva. Qui adatteremo la leva. Se non è lì, gira il volantino e lei apparirà. Sali fino al massimo, passate il filo e scende al numero 5. Vai dritto in modo da poter inserire quest'altro gancio. Fare attenzione a non torcere la linea. La linea deve essere dritta, così. Ora infila l'ago. La linea sempre davanti a dietro. Fare attenzione a non fare nodi. Ora spostiamolo indietro. Così. Abbassa l'ago e vedrai che il filo superiore ha avvolto il filo della bobina. Getta indietro tutti i fili e sei pronto per cucire. Ora impariamo a conoscere questi punti. Tralasciamo questi decorativi e prestiamo attenzione solo al dritto e alla zigzag. Vedrai che questo piccolo punto al centro a indicare che il tuo ago sarà al centro. Questo piccolo punto indica che l'ago si sposterà di lato. Questo determina la larghezza del tuo zigzag. Guarda il disegno. Per cambiare il punto, basta girare questa rotella. Lo lascerò nel retto e l'ago al centro, che è quello che usiamo di più. Questa ruota viene utilizzata per determinare la dimensione del punto. Utilizzeremo principalmente la 3, ma se vuoi un punto più piccolo, basta trasformarlo em 1 ou 2.
Quando parlo di rifinitura delle cucine, useremo il numero 4, ok? Ti mostrerò in pratica qui come funzionano questi punti. Sollevi il piede della tua macchina con questa leva. Se si tratta di un strato di tessuto molto spesso, puoi sollevare il piedino ancora più in alto. Vedi? Ma qui sarà uno strato molto sottile. E tutte le fila al contrario. Ricorda sempre che il lato del piedino deve essere alienato con il lato del tessuto. Sempre al lato, piedino e tessuto. Faremo il test con il punto. Inizierò dal punto 1. Ruoterò fino al punto 2. Ruoterò fino al punto 3. Non continuare mai guardando il lago, o quel lato, o il tessuto, guardando sempre il lato del piedino della macchina si alienato con il tessuto. In questo modo la cucitura sarà sempre dritta. E ora punto 4. Per realizzare la curva, abbassa l'ago, afferrando il tessuto, vedi? Alzare il piedino della macchina, ruotare il tessuto, viene arrestato. Abbassare il piedino, ricordando che il lato del tessuto rimane alienato con il lato del piedino della macchina. Lo inserirò al numero 3, che verrà utilizzato di più, e continuerò a cucire. Ai, ho distolto lo sguardo e ho guardato quanto è storta la cucitura, vedi? Ora vedi la differenza nei punti. Punto 1, punto 2, punto 3, già molto bello. E lo 4 è già molto grande. Un altro dettaglio. Qui stiamo solo facendo una prova, ma ogni volta che facciamo una cucitura, facciamo qualche punto, così, usate questa leva, va indietro, fissando questa cucitura e continua. La cucitura terminerà sempre sulla leva, dietro e davanti. Qui la cucitura era molto salda, ma se la voglio ancora più ferma o più morbida, posso usare questa rotella di tensione del punto qui. Generalmente 3 è una buona tensione per i tessuti di cotone, ma se vuoi stringerla, basta girarla più stretta o più allentata. Se vuoi cucire pezzi circolari, come i pantaloni ad esempio, rimuovi questa copertura, lasciando solo questo braccio. Adatta il tessuto e puoi spostarlo in quel modo. Ciò rende la cucitura molto più semplice. È finito, basta rimettere il coperchio e a posto. Ora, voglio insegnarti come cambiare questo ago. C'è l'ago giusto per ogni tipo di tessuto. Se si tratta di un ago grosso e un tessuto sottile, si arricchirà o tirerà il filo. Quindi, fai attenzione. Per cambiare, vai a questa chiavetta, girando e rilasciando il ago. Così, vedi? Assicurati che l'ago sia sul lato giusto per adattarsi alla macchina. Questo lato più liscio viene lasciato indietro. Giri l'ago
lo inserirò fino al fondo e stringi di nuovo la chiave. Il foro del lago dovrebbe essere sempre davanti a te. Per oggi abbiamo finito. Spero che vi sia piaciuto questo video. Alla prossima, ciao ciao!